Cristo risorto, buona giornata e buon inizio settimana, carissimi amici. In questo primo lunedì di Avvento apriamo il nostro cuore alla parola di Dio che viene, entra nelle nostre case, nella nostra vita e produce grande frutto. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti 5-11. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico ad uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli». Amen. Carissimi, adesso ascoltiamo anche la prima lettura dal libro del profeta Isaia, capitolo 2, versetti 1-5. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice tra le genti e arbitro tra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore». Amen. Carissimi, quanto è bello ascoltare la parola di Dio, in particolar modo in questa settimana, dove abbiamo acceso nella corona di Avvento la candela dei profeti, noi sperimentiamo la luce e il dono della parola dei profeti, che accompagnano anche oggi, abbiamo ascoltato il profeta Isaia, il Vangelo di Gesù Cristo. Rendiamoci conto che la Bibbia è un libro scritto per oltre 2000 anni. Non è un libro scritto in un anno o in pochi mesi. E nella Bibbia abbiamo contenuto il messaggio profetico, come ad esempio Isaia, che circa 7 secoli prima della nascita di Cristo ha predetto la sua venuta. Quanto è importante per noi quindi ancorarci a questa parola. Questa parola che anche è attuale, molto attuale per noi oggi, dopo oltre 2700 anni, come dice: «Venite, saliamo sul monte del Signore». E quanto Isaia ci sta davvero proponendo, quanto ci propone, quali meraviglie propone alla nostra vita. Quali sorprese da scoprire alla presenza di Dio. In questo tempo di Avvento noi vogliamo davvero andare, accogliere l'invito del profeta, salire sul monte di Dio, perché Lui ci insegni le sue vie e possiamo camminare
per i suoi sentieri. Quanto è importante quindi trovare un tempo al giorno per salire su questo monte, per stare alla presenza di Dio, affinché Lui ci parli, affinché Lui ci insegni le sue vie e noi possiamo camminare per i suoi sentieri. È molto importante da parte mia, da parte nostra, questo atteggiamento di dire: Signore, mi converto a te. Signore, voglio camminare per le tue vie, adempiere e realizzare la tua volontà. Parlami, Signore. E' quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo secondo Matteo oggi. Questo centurione a Cafarnao che aveva questo servo a casa, a letto, paralizzato, ha avuto fiducia in Gesù. Ha avuto fiducia che avrebbe potuto entrare nella sua vita, guarirlo, risanarlo. E con questa fiducia noi ci accingiamo a vivere il tempo di Avvento, questa prima settimana, sperando nel Signore, credendo che tutto è possibile per il Signore Gesù. Non c'è prova che venga a spegnere la luce che il Signore sta accendendo in noi. Non c'è sofferenza, non c'è malattia, non c'è situazione sociale, culturale che può spegnere nel mio cuore, nei nostri cuori, quella speranza che Dio viene, quella speranza che Dio interviene nella nostra vita. Quindi, fratelli e sorelle, oggi vi invito a fare nostro lo slogan dal profeta Isaia: camminiamo nella luce del Signore. Quanto è davvero importante camminare nella sua luce, invocare la luce del Signore, invocare la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Per questo, fratelli e sorelle, invochiamo in questo momento la luce di Dio, perché ci possa accompagnare e accompagnare le nostre famiglie, la nostra vita. Maranatà, vieni Signore Gesù. Abbiamo bisogno di Te fin dal mattino, fin dall'inizio di questa giornata. O Signore, vieni, manifestati. Manifestati come la luce che illumina il nostro cammino, che illumina i nostri passi. Noi abbiamo bisogno di Te, Signore. Abbiamo bisogno di essere incoraggiati da Te, dalla Tua parola. E io vengo, voglio salire sul monte dove Tu sei presente. Voglio ascoltare la Tua parola, camminare in Te, perché sei Tu, Signore, che Ti occupi della mia vita. Io non mi voglio preoccupare. Voglio affidare ogni mia situazione, difficile, dolorosa, preoccupante, perché Tu possa prendere in mano le redini della mia vita e io cammino alla Tua presenza, alla Tua luce, Signore, perché Ti amo, Ti voglio bene e invoco il Tuo Spirito Santo. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi, camminiamo nella luce del Signore, camminiamo alla Sua presenza, perché Dio è davvero vivo, è al nostro fianco e ci dona di attendere con gioia che la sua promessa si realizzi. E vorrei anche comunicarvi in anticipo che domenica prossima, 5 dicembre, qui a Strona, quindi Biella, faremo un incontro di evangelizzazione che si chiama Gesù Vive, aperto a tutti, per sperimentare come la parola di Dio è viva, presente e si manifesta in mezzo a noi e anche su coloro che verranno. È un incontro solo di presenza e non sarà in streaming. Grazie che mi avete accolto, buona giornata e buona settimana. A domani, ciao! A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. A te, Signore, innalzo l'anima mia.
confido. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia.